saluto, ma sul palco è ancora un grande piacere. Massimo Carlotto, il protagonista dei tuoi libri, di molti dei tuoi romanzi, è l'alligatore. E io mi sono domandato tante volte chi sia che consiglia all'alligatore i dischi. Chi te li consiglia? Perché è vero che oramai si può prendere la musica ovunque, ma tu hai delle ricerche molto particolari che dicono che finire in un tuo romanzo equivale a un'ottima recensione. L'alligatore, Marco Curati, dove li va a prendere e chi glieli consiglia questi dischi? Ma glieli consiglia un grande esperto che negli anni è diventato anche talvolta un personaggio dei romanzi, che è Edoardo Catfish Fassio, che molto spesso capita che gli racconto la trama del romanzo e lui mi prepara le compilation che io ascolto, poi scelgo i brani. Sono ecco, più consoli, sì. E ringrazio Edoardo che è qui in sala. Grazie, è uno dei più grandi esperti e divulgatori del blues. Ecco, da dove arrivano, perché io mi domando sempre, è possibile che l'alligatore ne sappia sempre così tanto? Allora, parliamo anche... No, dovresti sapere sentire le nostre telefonate lunghissime, in cui lui parla una cosa, io chiedo alcune cose... E quindi da lì arriva. Allora, al giornalismo investigativo è subentrata, tu hai detto, molto la letteratura e il noir, descrivendo anche una società e degli uomini i quali, quelli non a corto di idee, oramai sono quelli che delinquono. Vabbè, io scrivo noir. Il noir è un modo di interpretare la realtà, perché la formula del noir proprio recita che raccontare una storia criminale che si svolge in un tempo e in un luogo è una scusa per raccontare la realtà sociale, politica, economica, quindi le persone insomma, che stanno negli avvenimenti proprio del romanzo. Io ho questo personaggio che è l'alligatore che interpreta il mondo attraverso il blues, è il suo modo di interpretare la realtà. E quindi questo lo porta, secondo me, è quello che dico nei miei romanzi, a stare dalla parte giusta della vita. Raccontare anche il territorio e soprattutto, io leggo nei tuoi romanzi, quel tessuto sociale, umano, che convive anche con quello criminale, però sono saltati quei paletti che erano quelli dei cuori fuori legge. Ma i miei personaggi sono, si dicono cuori fuori legge, appunto perché stanno alla parte giusta della vita, però fanno parte di un mondo che poi è un mondo solo letterario, perché la realtà in realtà è molto peggiore. Però raccontare questa realtà attraverso tre personaggi che sono borderline, che stanno di fuori dalla società e usano il crimine per entrare in contatto con la società e quindi interpretare il mondo, è uno strumento anche per raccontare quello che accade nelle queste grandissime trasformazioni criminali che hanno investito gli ultimi 30 anni. E quindi, voglio dire, tutto sta cambiando da quel punto di vista e il noir si è assunto proprio il compito di raccontare quelle storie negate, quelle che magari nessuno ti racconta perché non le leggerai mai sui giornali. Nei tuoi personaggi ci sono anche molte figure femminili, alcune ciniche, pericolose, altre delle tremende vendicatrici, però con una grande voglia di riscatto. E la figura femminile è difficile da trattare perché nel noir italiano è una figura non particolarmente presente. Ma sai, io racconto il mondo criminale e nel mondo criminale la figura femminile è perdente. Quindi è una grande, una doppia fatica, voglio dire, vivere all'interno di questo universo criminale che è sempre più feroce nei confronti delle donne. Quindi le donne che in qualche modo cercano di sopravvivere, no? Di cercare una via degna per resistere a un mondo che in qualche modo le vuole opprimere. E quindi mi sono... di volta in volta cerco sempre dei personaggi che siano in grado di raccontare l'altra parte del cielo in maniera estremamente vicina alla realtà. Quindi ho interpretato anche il mondo delle vendicatrici, con il ciclo delle vendicatrici. Lì, l'ho scritto a quattro mani con Marco Videta, ci siamo chiesti
rileggendo il più grande classico sulla vendetta del Conte Monte Cristo. Ma se il Conte Monte Cristo, cioè vuol dire, il Conte Monte Cristo fosse stata una donna, si sarebbe comportato così? Ci siamo risposti? No, sarebbe stato molto più intelligente. E a partire da questo abbiamo scritto le Vendicatrici. Mi viene una curiosità. Avrei tanto il desiderio, ecco, di trascorrere una serata alla radio con Massimo Carlotto, però qualche curiosità questa sera, l'occasione è troppo forte, troppo chiusa anche per me. Parlavamo adesso delle Vendicatrici. Volevo chiederti questo, se il ricatto, la vendetta e la gelosia sono i tre momenti forti del noir, o qual è un altro elemento forte oltre a questi tre? Il denaro. È sempre quello. Il primo è il denaro, l'interesse, e poi il resto sono un po' sovrastrutture. L'idea della verità, che idea ti sei fatto tu della verità? Perché sembra adesso che l'unica e l'ultima verità sia quella processuale, che ha l'ultima parola, almeno negli atti. La tua idea invece di verità, che è qualcosa di difficilissimo da afferrare, che può anche cambiare, l'idea di verità. Guarda, io mi sono inventato questo personaggio del navigatore che appunto interpreta il mondo attraverso il blues, proprio perché volevo allontanarmi da questa idea del romanzo poliziesco del mare italiano dove tutti i personaggi appartengono alle istituzioni, il magistrato, il poliziotto, il maresciallo dei carabinieri. Io volevo che c'è un personaggio che fosse al di fuori di tutto questo e fosse ossessionato dalla verità, perché o la verità è un'ossessione oppure se la ricerca attraverso il confronto delle parti, è sempre una verità parziale. Massimo Carlotto questa sera ha a che fare molto anche con il blues e come lui diceva nei suoi romanzi, molti scritti anche a quattro mani, e c'è quest'idea della condivisione che fa molto parte, perché i musicisti blues molto spesso suonano insieme, anche se fino a quel momento non hanno mai suonato, e la tua è anche una scrittura condivisa, proprio la condivisione sia del sapere che delle esperienze. Esattamente. Il mondo degli scrittori, il mondo della letteratura è un mondo molto solitario che non ha mai creduto nella condivisione. Invece secondo me la condivisione è estremamente importante, perché noi abbiamo continuamente bisogno di nuove forze proprio all'interno della letteratura, di un fortissimo ricambio, noi invece di difendere il nostro piccolo mondo che sta diventando un mondo perfetto. Allora invece bisogna cambiare, e solo questo può funzionare attraverso la condivisione. Io da molti anni ho aperto la mia bottega di artigiano, no? E quindi ospito molti giovani autori proprio che imparano a scrivere e condividiamo insieme questo percorso. Così come i tanti manoscritti che ti arrivano a casa, che ti arrivano via email, perché ognuno ha una storia da suggerirti e ognuno sa che quella storia può essere così importante. Allora, il denaro, il ricatto, la gelosia, la vendetta. Ho un'ultima domanda. Ci sono tante vite oramai date in pasto ai social senza remore, si rivendica la propria privacy ma poi si mette tutto quanto in rete. Secondo te c'è sempre una piega nascosta, e qual è? La piega nascosta è necessaria alla sopravvivenza, se non si riesce a sopravvivere in questo mondo. Ma io da anni sto lavorando a un elemento secondo me fondamentale di questa società, che sono le doppie vite, appunto di pieghe, le doppie vite. È straordinario, io sto raccogliendo una marea di testimonianze sulle doppie vite delle persone, persone assolutamente comuni, non che abbiano a che fare con la criminalità o altre cose, proprio queste doppie vite, quindi altro che pieghe, si trova veramente di tutto. Si trova di tutto. Grazie Massimo Carlotto, prego Sara di consegnare questo piccolissimo riconoscimento simbolico. Grazie Sara a Massimo Carlotto, perché attraverso i suoi libri ci sono grandi emozioni, ma c'è anche la possibilità di scoprire dell'ottimo blues. Grazie Massimo. Grazie. Massimo Carlotto.